Gli Stati Uniti sono noti come la terra della libertà, ma esistono regole curiose anche su cosa si può mangiare. Sorprendentemente, molti di questi cibi vietati hanno un buon sapore. Ecco gli alimenti più proibiti in America, inclusi una bevanda che ha fatto impazzire i francesi e un piatto pieno di larve. Scopriamo 10 cibi che non puoi consumare negli Stati Uniti. Numero 10. Assenzio. L'assenzio è un liquore forte noto per indurre euforia e, secondo alcuni, allucinazioni. Apprezzato per il rapido effetto inebriante, è stato vietato negli Stati Uniti per 50 anni. Nato oltre due secoli fa, questo distillato di cereali contiene erbe come anice verde, olio di assenzio e finocchio. Con una gradazione alcolica superiore al 45%, venne prodotto per la prima volta in Svizzera verso la fine del Settecento. Divenne molto popolare in Europa nell'Ottocento e arrivò negli Stati Uniti nel 1878, ma fu bandito poco dopo. Soprannominato Fata Verde, per il colore smeraldo, viene servito versandolo su ghiaccio e zollette di zucchero, ma può essere gustato anche liscio. Il suo sapore ricorda la sambuca, con una nota di liquirizia e un retrogusto amaro. Dal 2007 è stato reintrodotto negli USA, purché privo di tugione, il composto una volta ritenuto allucinogeno. Numero 9. Casu Marzu. L'idea di larve contorte in materiali in decomposizione è già disturbante per molti, ma pensate a mangiarle. Eppure esiste un formaggio chiamato Casu Marzu, deliberatamente infestato da queste larve. Se state mangiando, forse è il momento di fermarsi, perché la descrizione si fa inquietante. Il Casu Marzu è un formaggio italiano di latte di pecora, infestato volontariamente dalle larve della mosca casearia. Sebbene sia vietato in Europa e in molte altre parti del mondo, ha i suoi appassionati. Alcuni arrivano persino a cercarlo sul mercato nero per assaporarlo, sfidando la legge. Questo formaggio, originario della Sardegna, è unico. Le larve digeriscono i grassi, donandogli una consistenza cremosa e un sapore distintivo. Nonostante il divieto dell'Unione Europea per ragioni sanitarie, il Casu Marzu rimane un orgoglio culturale per i sardi. Numero 8. Carne di cavallo. La carne di cavallo è sicuramente uno degli alimenti più controversi di questa lista. Anche se può sembrare poco appetibile, la carne equina è stata e può essere consumata dagli esseri umani. Nonostante l'affetto che molti provano per i cavalli, questa carne è ricca di ferro, proteine e povera di grassi, offrendo benefici nutrizionali. Cotta, viene spesso paragonata al manzo per sapore. Per molti, l'idea di mangiare carne di cavallo è inquietante, poiché questi animali sono amati come compagni e rispettati per il loro ruolo nello sport e nel lavoro. Tuttavia, in alcune zone d'Europa e Asia, la carne equina è considerata una prelibatezza, parte della tradizione culinaria locale. Negli Stati Uniti, però, la vendita di carne di cavallo per il consumo umano è stata vietata nel 2007, suscitando un acceso dibattito tra chi ne difende il valore nutrizionale e chi solleva questioni etiche. Numero 7. Olio di sassofrasso. L'olio di sassofrasso è un additivo naturale con una reputazione controversa tra coloro che lo hanno utilizzato. Questo integratore vegetale, usato in tè e gumbo, ha guadagnato popolarità in passato, ma oggi ci sono molte ragioni per evitarlo. Negli Stati Uniti e in molti altri paesi, l'olio di sassofrasso è considerato non sicuro per il consumo umano. È legato a casi di cancro, come dimostrato da esperimenti su ratti negli anni 70. Anche se le quantità nocive per l'uomo dovrebbero essere maggiori, il rischio è significativo. L'olio contiene safrolo, che può danneggiare il fegato, portando la FDA a vietarne l'uso in cibi e farmaci. Sebbene abbia un profumo e un sapore gradevoli, i sintomi di tossicità, come dolori addominali e nausea, superano i benefici. Numero 6. Pesce spada cileno. Il pesce spada cileno è il nome attribuito al pesce lupo patagonico da Lee Lance nel 1977. Questa specie di pesce ghiacciato
vive nelle fredde acque dell'emisfero australe e può raggiungere i 50 anni di età, oltre 2 metri di lunghezza e 10 kg di peso. Il suo sapore ricorda quello del merluzzo. Sebbene sia sostenibile in molte aree, in alcune zone la pesca è illegale a causa della diminuzione delle popolazioni. Negli anni 90 e nei primi anni 2000, molte flotte di pesca hanno chiuso per sovrapesca. Il pesce spada cileno è apprezzato per il suo sapore e la sua consistenza, ma l'alta domanda ha portato a un rischio di estinzione in alcune regioni. Gli sforzi per pratiche di pesca sostenibile esistono, ma la pesca illegale continua a essere un grave problema. Numero 5. Ortolano. Questo raro uccello canoro francese è molto piccolo e forse una delle delizie più rare al mondo. L'ortolano, che pesa meno di 30 grammi, era servito quasi esclusivamente a reali e gourmet, ma nel 1999 è stato completamente vietato. L'uccello veniva solitamente avvolto nel grasso e si diceva avesse un sapore di nocciola quando servito caldo. Il divieto è stato imposto a causa del suo metodo di preparazione crudele. Veniva tenuto al buio per settimane e forzato a mangiare fino a diventare più grande. Ancora vivo, veniva immerso in brandy Armagnac prima di essere arrostito. Questo ha sollevato preoccupazioni etiche, ma il divieto è stato principalmente motivato dalla diminuzione della sua popolazione, già protetta dall'Unione Europea nel 1979. Numero 4. Foie gras. Il foie gras è un piatto molto richiesto nei ristoranti francesi, composto da fegato d'anatra o d'oca con una consistenza burrosa, il cui prezzo può arrivare fino a 125 euro al chilogrammo. Tuttavia, la sua produzione è controversa, poiché richiede che molti uccelli vengano forzati a mangiare, aumentando il loro fegato fino a quasi 10 volte la dimensione normale. Questa pratica è considerata crudele dagli attivisti per i diritti degli animali. Il metodo di produzione, noto come gavage, ha origini nell'antico Egitto, ma le attuali norme sul benessere animale hanno spinto molti paesi a rivalutare il foie gras. Nel 2022, New York ha introdotto un divieto, seguendo l'esempio di California, Australia e India. Se vuoi provarlo prima che venga bandito, offre una consistenza liscia e un sapore ricco, spesso servito con tartufi su pane tostato. Numero 3. Queen Conch. Questo alimento è tipico delle Bahamas. Il Queen Conch è paragonato al calamaro per la sua carne bianca, soda e gommosa. Viene generalmente consumato al vapore o fritto, ma può essere servito anche crudo con verdure fresche. Questo grande mollusco marino vive in acque calde e poco profonde, come le barriere coralline, e può raggiungere i 30 cm di lunghezza, con esemplari che vivono fino a 40 anni. Negli anni 70, la popolazione di Queen Conch in Florida è diminuita drasticamente a causa della pesca eccessiva, rendendo la pratica illegale. Sono stati avviati sforzi di conservazione per proteggere il loro habitat. Negli Stati Uniti, circa l'80% del commercio internazionale di Queen Conch è consumato e questa domanda continua a mettere pressione sulla loro popolazione, rendendo necessaria una gestione attenta della pesca. Numero 2. Sea Turtles. L'idea di mangiare una tartaruga è inquietante per molti, ma è considerata saporita per un motivo insolito. A seconda della parte consumata, i sapori possono ricordare pollo, vitello, maiale e persino pesce. Questo ha reso la tartaruga marina un piatto popolare nei menù statunitensi, impiegata in diverse ricette, comprese varie zuppe. Col tempo, questa prelibatezza è scomparsa dalla cucina americana. Le tartarughe marine sono ora protette a causa della loro diminuzione numerica. La lenta riproduzione e la perdita dell'habitat hanno contribuito al loro status di specie in pericolo. In particolare, la tartaruga verde è severamente protetta e il suo consumo è illegale ai sensi dell'Endangered Species Act. Chi viene trovato a mangiarla commette un reato grave e può essere perseguito. Gli sforzi di conservazione continuano per proteggere questi antichi navigatori. Numero 1. Kinder Surprise Eggs. La storia dei Kinder Surprise è interessante perché, mentre questi deliziosi ovetti di cioccolato al latte sono disponibili a livello globale, sono vietati negli Stati Uniti per motivi di sicurezza.
Questi ovetti, che contengono un piccolo giocattolo assemblabile, sono molto popolari tra i bambini. Tuttavia, il divieto deriva dalla presenza di parti piccole che potrebbero essere ingerite. Un bambino potrebbe tentare di mangiare l'uovo e mordere il giocattolo o la capsula. Questa legge, in vigore dagli anni 30, vieta la vendita di dolci con oggetti non commestibili. Nonostante il divieto, i Kinder hanno un buon seguito negli Stati Uniti, con alcuni fan che trovano modi creativi per importarli. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!